La Fondazione Federico Fellini è orgogliosa di assegnare a Terry Gilliam il premio della Fondazione Fellini, edizione 2011. Presso il Museo della città di Rimini, sabato 19 novembre, si è svolta la cerimonia per la consegna del premio Fondazione Fellini 2011, andato quest'anno al regista, visionario e sognatore Terry Gilliam. In una stanza gremita di spettatori, l'artista è stato premiato da Francesca Fabbri Fellini alla presenza, oltre che del direttore della Fondazione Paolo Fabbri, di Laura Delli Colli, conduttrice della cerimonia, e Cristiana Capotondi, l'attrice protagonista dell'ultimo cortometraggio di Gilliam, The Woolley Family. Filmette, come a chiamarlo Terry, perché effettivamente è un film, ha girato nel massimo della libertà, questo anche grazie ai nostri produttori La Pasta Garofalo, che lo ha lasciato completamente libero. E in effetti è una piccola, non è una piccola opera d'arte, è un'opera d'arte che purtroppo dura solo 18 minuti ed è veramente Terry Gilliam all'essenza. Proprio come Fellini, Gilliam ha saputo coraggiosamente ricostruire sul set dei propri film i suoi mondi più interiori, dando sfogo alla fantasia propria di una visione eccezionalmente romantica e fantastica del mondo e delle sue realtà. Forse in comune avevamo il modo di vedere il mondo, non ci limitavamo a prendere la realtà come una fotografia. Abbiamo ampliato ed esaltato le cose, abbiamo reso questo mondo più interessante, spero. Lo abbiamo reso più magico, ma allo stesso tempo eravamo attenti alla realtà delle cose. Non abbiamo rincorso una fantasia che non avesse nulla a che vedere con la realtà. Era un modo di trasformare invece la realtà perché fosse possibile vedere la sua magia e meraviglia. Something that you can see the magic and wonder of it. Una giornata dal sole splendente, iniziata con una conferenza presso il Grand Hotel di Rimini, dove Terry Gilliam si è presentato alla stampa in tutta la sua solarità. Momenti ilari ed emozionanti, scaccia problemi e che per almeno un giorno hanno messo tutti d'accordo. Federico fu un mio grande eroe, ho amato i suoi film, ho amato tutto di lui, ed essere anche solamente in un piccolo modo paragonato a lui è straordinario, sono molto felice.